Il nuovo acceleratore lineare della radioterapia pratese è entrato in funzione. Per l'autunno andrà a regime e i pazienti del territorio non saranno più costretti alle trasferte per combattere la propria battaglia contro il cancro. L'annuncio è stato dato ieri dal direttore generale della ASL Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, subito dopo l'inizio del trattamento per i primi 3 pazienti nel centro ospitato a Villa Fiorita, con cui l'ASL ha sottoscritto il nuovo accordo decennale. La macchina risolve e affronta tutti i problemi legati naturalmente alla terapia specifica, alla radioterapia, è molto molto performante, appunto, come dicevo, riesce anche a raggiungere tumori di piccolissima dimensione, salvaguardando tutto il tessuto sano intorno. L'investimento è di oltre 2 milioni e mezzo di euro ed è stato associato anche a un potenziamento del personale in modo da garantire 2 turni al giorno per 12 mesi e almeno 450 pazienti all'anno. Salvino Marzano guiderà un'equipe fatta di altri 3 medici, 4 tecnici e 2 fisici sanitari. Tutto personale ASL. Il vecchio acceleratore sarà dismesso a luglio, il nuovo macchinario entrerà a regime a settembre perché per tutelare il paziente i percorsi già in essere altrove devono essere chiusi prima di tornare a casa. In autunno quindi inizia una nuova era per la radioterapia pratese e il modello sarà replicato anche a Empoli. Darà la possibilità a molti più cittadini di avere questo tipo di trattamento vicino a casa. Con una strumentazione moderna che riduce i tempi e il numero di cicli, quindi sicuramente un notevole miglioramento nel servizio della radioterapia pratese.